Un pomeriggio di cultura, poesia, spettacolo. È stata tutto questo la finale del Labirinto della Fantasia, il concorso organizzato dall'Associazione Amici dei Machiavelli e dal Comitato di Lucca della Società Dante Alighieri, riservato alle scuole superiori. Gli studenti sono stati chiamati a creare dei componimenti in ottava rima sullo stile dell'Orlando Furioso dell'Ariosto. Dopo la selezione effettuata da un comitato scientifico, sono stati ammessi alla finale 4 lavori: la Coppa di Medoro della quarta LC del Liceo Scientifico Vallisneri, l'Isola dei Furiosi di altre studentesse, sempre della quarta LC del Vallisneri, Titono di Giulia Paladini della prima A Liceo Classico Machiavelli e Parigi, un viaggio e 10 sguardi della terza RA dell'ITC Carrara. A Palazzo Ducale, di fronte ad una nuova giuria qualificata e a 10 giurati popolari, i ragazzi hanno letto i propri componimenti. Non vi svegliamo il vincitore perché l'intera finale è stata ripresa dalle telecamere di Noi TV, che la trasmetterà domani, domenica 17 maggio, alle ore 21. Ma lo spettacolo è stato notevole sia per l'alto livello delle composizioni sia per l'inventiva dei ragazzi che hanno accompagnato la lettura con musica e disegni. A rendere ancora più gradevole il pomeriggio ci hanno pensato i poeti dell'Accademia Teresa Bandettini, Marzio Matteoli e Francesco Ricciu, che hanno improvvisato in ottava rima basandosi su un tema dato dal pubblico.